Buongiorno, scusate lo spavento, questo foruncolo. Mi stavo dando un attimo una sistematina. Non ero il massimo, è quello che si vede molto sfarzato. In realtà non ho molto sulla faccia. Comunque. Non è un mi preparo con voi perché io non sono capace di fare queste cose. Non è che non sia capace di prepararmi. Stavo cercando una matita. Ok. Non è che non sia capace di prepararmi. È che non è il mio genere, diciamo. Però, dato che prima o poi comunque a casa nostra lo facciamo un po' tutte, allora. Vabbè, una cosa giusto molto così. En passant. Che volevo fare? Non mi ricordo più. Ho perso il pennello. Da dove? Ah, volevo mettere questa. Madonna, ho riesumato questa. La pupa princess, ragazzi. I colori erano carini comunque. Un po' distrutta. Ci ha preso delle botte che non avete idea, sta palette, ma quindi devo pulirla praticamente tutta. Succede. La cosa che mi dà fastidio è quando le palette magari prendono botte, cose del genere, per cui ti accorgi di quanto, soprattutto, diciamo, gli ombretti piccolini fanno una pessima fine, nel senso che si accavallano l'uno sull'altro e poi recuperarli è anche molto difficile, anche quando li recuperi comunque ti resta molto poco di prodotto dentro la scatolina. Quindi per fortuna non credo di averne persi. Oh mamma, questo qua della Collister è bellissimo, ma non so se mettermelo perché non volevo fare niente di che. Questo qui Collister, vedete il colore? Io spero che metta a fuoco. Scusatemi che nel frattempo mi stavano arrivando messaggi, telefonate, il che non è il massimo, insomma, della vita. Mentre sto lì, mentre litighi con l'eyeliner, poi per me l'eyeliner è una tragedia. Grazie, a me da sempre succede, ragazze, ragazzi, oddio, lo sapevo io. A me da una vita che mi succede questa cosa, l'eyeliner praticamente qui, in questa zona qui, parte finale dell'occhio, mi brucia. Cioè, come se fosse, non so, non dico acetone sulla pellicina, ma insomma, fa male, pizzica tanto. A giorni alterni più su un occhio che sull'altro e ho cambiato un sacco di marche e tutte mi fanno la stessa cosa. Tu dirai, molla l'eyeliner. Infatti l'avevo mollato, a parte che mi ci litigavo con furia per un bel po' di tempo. Poi ho deciso di rimetterlo, di riprenderlo, di riesumarlo e mi sono ricordata che questo era uno dei motivi per cui. Questo succede solo quando lo stendo, però. Quando poi lascio un attimo e si asciuga, non succede più. Cioè, nel senso che si riprende il tutto. Meno male. Perché comunque è molto fastidioso. C'è un prodotto. Ma tutti i prodotti. Io ho un. Non il contorno occhi in quanto contorno occhi, ma il contorno occhio. Proprio il contorno dell'occhio molto, molto, molto delicato. Se che porto le lentine e alcuni liquidi addirittura bagnandomi il contorno quando metto e tolgo le lentine mi fanno lo stesso effetto, mi bruciano. Io non so come l'ho messo questo coso, ma sembra più o meno decente. C'è sempre un occhio che ti piace più dell'altro, c'è sempre un occhio che ti esce meglio dell'altro. Comunque la posizione per truccarli è diversa. Comunque non sto, diciamo che parlo da un sacco e non ho detto un cazzo.
Ops. No, stavo scherzando. Comunque, niente, poi alla fine volevo fare una cosa molto semplice perché oggi c'è una giornata un po' di quelle che non tanto ti viene voglia di fare chissà cosa. Sembra che stia spolverando di pioggia, ma in realtà il tempo è abbastanza grigio. Basta, un po' di matita, mascare, ok, finiamo questa cosa. Pazienza, sopravviveremo. Questa è la abbastanza nuova matita della Bottega Verde, quella nero-viola. Cioè, non so se notate quanto è diventata piccolina. Già mezza me la sono divorata. Va da sé che è molto morbida, quindi, cioè, la metti e sta dove deve stare, anche se la metto nella piega interna dell'occhio non si sposta da lì. Però è molto morbida. Questo è ottimo perché a me bruciano tutte le matite che vanno dentro per il discorso di qui sopra. Secondo, si consuma subito perché ti rilascia più prodotto. Però io credo che sia, non lo so, ne ho presa un'altra, anzi no, altre due, tipo quella verde, e già si potrà vedere un attimo la differenza. Non ne uso matite io, no, anche dovessi usare solo quelle, io le matite le devo usare assolutamente. Io credo che stamattina non faremo niente di che, è domenica. E credo che faremo un giro al centro commerciale con un'amica o due amiche, dipende dalle amiche che verranno, però io e lei ci siamo sicuramente, perché non ho fatto grandissimi giri per gli shopping durante questi giorni, per i saldi volevo dire, non per gli shopping. Nel senso, io non vado matta per appena scatta lo sconto, io scappo. Nel senso che poi io mi conosco, sono una persona che se una cosa mi piace me la vado a prendere anche non in sconto, ma cioè, nel senso, o posso anche aspettare che ritorni sconto. Comunque, non, cioè, i saldi partono domani, non mi piace affollarmi nei negozi con le altre pazze forsennate alla ricerca di quel calzino, quella cosa, cioè sono molto più easy, quindi preferisco comprare meglio e stare un po' più tranquilla a scegliere, quindi credo che sia rimasto boh, poco, anche se io sono una città piuttosto piccola, quindi non c'è quell'affollamento, per cui io credo di trovare ancora tante cose in sconto. Bisogna ovviamente, come vi dicono tutti, attendere. Stare a occhio per il fatto che quando vedi il 70 è perché ti possono rifilare delle sole quanto una casa. Ok, direi che Muccata è tutto molto carino, però mi dovrei andare a dare una sistemata. Ho usato anche questa della Essence che l'avevo presa l'altro giorno, così mi ci ho trovata benissimo. Centro commerciale. Sesamo. Tornata dal centro commerciale. Ti faccio vedere un attimo, vi faccio vedere un secondo che cosa ho preso. Ho trovato da Zwicky due giubbini molto interessanti. Giusto al volo, io non le so fare queste cose, quindi beccatevele per come viene. Uno è questo, che è stranissimo per me questo colore. Erano abbastanza ribassati come prezzo. Arriva fino a metà coscia più o meno. Costava col 20% 20 euro. Insomma, una roba fattibile. Ho preso la L perché era un po' stretto, ho pensato. Siccome devo rimpiazzare un altro giubbino che ho intenzione di buttare e l'ho già buttato così perché mi sono rotte le scatole, quando mi non un po' prendo e butto. Ed era nero come tutti i miei giubbini, quindi oggi non ho preso niente di nero, tranne una cosa. E quindi ho optato per una taglia un pochino più grande così ci posso mettere anche un maglione sotto. Un pochino più corto, un grigio chiaro, quasi perla direi. Vi dico quanto l'ho pagato, bello larghettino, però è solo una S e l'ho pagato col 50% 15 euro. Vi dico la verità, non era previsto questo acquisto, però alla fine ho detto
ci sta un altro giubbino perché non ho niente di chiaro. Questo invece arriva proprio punto vita. È carino, è morbidissimo e tiene abbastanza caldo anche se non ha un'imbottitura molto voluminosa, è solo largo lui, così. Per la modica cifra di, non mi ricordo, 7 euro, credo, fidatevi. Ho preso questa gonnellina nera, come quella bianca e nera che ho, la devo lavare perché mi sa che si è intiastricciata da qualche parte, insomma. Di questo tessuto stretch carino, diciamo così, un tanto sopra il ginocchio, diciamo così, molto comoda, tutta nera perché io ce l'ho, praticamente l'avevo già presa, questa qua. C'ha queste due bande bianche ed è sempre nera, però io l'avrei voluta nera perché poi se vuoi abbinarci un maglione rosso, viola. Queste bande bianche ci sta e non ci sta, non ci sta il più delle volte, per cui. E poi, come ultima cosa, sempre dal cinese ho trovato. Prima costavano 22,90, ciao. Poi costavano 16 euro, ciao. Costavano 10 euro, ok. Scarpe semplicissime. Le più semplici che si possano immaginare, però la qualità mi è sembrata molto buona. Sono belle pesanti, sono così, proprio molto classiche. Sono belle dure. 40-40, perché calzo il 40 e vanno abbastanza comode, nel senso che poi ci puoi mettere anche un calzino un po' più. Queste sono il tipo di scarpe che si hanno, si usano tanto, si distruggono e poi le devi cambiare. Io ne ho tante paia di questo tipo, e più alte, più basse, col tacco, senza tacco, ma ci vogliono sempre, al di là delle scarpe particolari, queste ci stanno sempre. Satisfaction. L'ho detto che i giubbini li ho comprati da Zuiki. L'ho detto. Vabbè, l'ho detto adesso. Con una liquirizia in bocca che faccio sempre perché soffrendo di pressione bassa conviene averla sempre. Porto la nana fuori. Ta-dam! Micro giretto perché stamattina sono andata in palestra e oggi pomeriggio devo, stasera verso le 7:30 devo tornare per andare a step perché ci sono due amiche che vogliono andarci a patto che ci vada anch'io. Io non sono fatta per queste cose, ma proveremo questa cosa nuova. Step, ho mai fatto un po' di cardio, va bene lo stesso. Varietà nella vita, varietà. It. Vamos. Vamos. Andiamo a vedere che c'è forza, dai, andiamo, andiamo. Camminare, camminare. Ah, che bello, 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 bello. Intanto che mi si prepara il pranzo e con questa faccia molto sconvolta post palestra e parco con il cane. Volevo giusto dire un paio di cose circa, adesso mi sto preparando pasta con peperoncino, pomodoro, non ricordo, i capelli sconvolti, ma non ha importanza perché è importanza quello che volevo dirvi. Allora, spesso io già vi ho accennato qualcosa del genere, insomma, si fa presto a parlare di carboidrati, proteine, grassi, bla bla bla, inserisci, inserisci. Però io ci ho messo tanto tempo per recuperare lo stomaco perché prima di arrivare a mangiare il peperoncino, a mangiare la pasta, a digerire anche le arance, a digerire le gocce di limone nella tisana,
e tutte queste belle cose qua, io ci ho messo del tempo perché ho attraversato una gastrite, una quasi ulcera, non mi posso guardare i capelli così, una quasi ulcera e fortunatamente sono riuscita a scongiurarle, ma se volete vi faccio un micro video, vi dico come ho fatto, cioè le fasi che ho attraversato. Fatto sta che in ogni caso, anche quando arrivi a capire che devi mangiare, anche quando vuoi muoverti, vuoi fare ginnastica, vuoi fare insomma palestra, quello che è, vuoi fare corsa, qualsiasi cosa, si fa presto, dopo tanto tempo che sei stato dentro qualcosa, a recuperare proprio lo stomaco, soprattutto lo stomaco, perché la digestione è più rallentata. Insomma, io ci ho messo parecchio tempo e ho dovuto curare la gastrite, ho dovuto dormire praticamente, non dico seduta, ma insomma con un cuscino dietro. Ho dovuto prendere qualche farmaco che mi aiutasse, un gastroprotettore, tutte queste cose qua. Non c'è tantissimo da dire fondamentalmente, però c'è da dire che prima di recuperare cioè anche qui vorrei rivolgermi magari alle persone che hanno passato questa cosa e che vogliono tornare a mangiare, perché magari sai che devi prendere tot calorie, insomma, ti va di mangiare, sei mentalmente sei a posto, ok, ci siamo. Però poi fisicamente devi essere in grado di portare il tuo corpo a... perché ascolta il tuo corpo, se ti muovi devi mangiare, tutte queste cose sono belle da dire e sono giuste, però ci devi arrivare con degli step. E quindi direi magari non vi tuffate immediatamente in un'alimentazione completa come se non aveste... non completa, nel senso completa sì. Ma come se non aveste avuto mai nessun problema, soprattutto se il vostro stomaco manifesta dei problemi. Non fate finta di non ascoltarlo, dicendo, ma io devo mangiare la pasta, e ci buttate un piattone di pasta, ci buttate delle cose che magari prima non eravate abituati a digerire, non eravate abituati ad elaborare a livello fisico, eccetera, anche a livello di proprio tempo di digestione. Ci vuole magari tanto tempo, ci vuole... Non so, non è semplicissimo, non arriva subito, quindi anche se si mangia qualcosa di più leggero, anche se non si mangiano robe molto processate, uno magari vorrebbe mangiarle, però in base veramente qui scatta l'ascolto del tuo corpo, nel vero senso della parola, cioè nel senso il corpo ti parla, quindi quando ti dice... cose come non sono ancora pronto, non andiamo direttamente al sodo, stiamo attenti, andiamo piano, perché ripeto, se una delle persone deve uscire da una situazione e recuperare una salute e poi comportarsi in modo, io adesso riesco a mangiare il peperoncino senza avere problemi, anche se leggevo dappertutto che il peperoncino in caso di problemi di stomaco, in alcuni problemi di stomaco, può dare anche una mano ed è vero. Però quando c'è una fortissima gastrite, ok, quando c'è una fortissima gastrite quasi ulcera, è doloroso. Non dico che tutti debbano mangiare il peperoncino, anche se da calabrese vi dico di sì, fatelo, il peperoncino è una cosa magica. Ok, quasi pronto. Non voglio che questo video diventi troppo lungo. Di conseguenza stoppo qua, mi bevo questa tisana e stasera vado a fare step, ci accompagno le mie amiche e niente. Quindi passatela bene. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!